naturali non fa parte del repertorio neanche dei cani. Come mai i cani sono così bravi a leggere i segnali comunicativi della nostra specie? E questo è un bel esempio, è anche un bel dilemma. Come mai lo sono? Beh, lo sono perché non perché l'hanno imparato come risultato di processi di apprendimento. Perché se voi prendete un cucciolo e lo allevate solo con i membri della sua specie, senza che abbia la possibilità di imparare tutti i trucchetti e le procedure che sono legate alla vita sociale e umana, mostra questa stessa capacità. La prima volta che voi gli fate un gesto indicativo di questo tipo, oppure con gli occhi guardate qualche cosa, il cane immediatamente vi presta attenzione. Allora dice, ah va bene, questa è una capacità generale che riguarda la famiglia dei cani, va bene, facciamo la prova con i lupi. Facciamo la prova con i lupi, lupi allevati da esseri umani, quindi tenuti per esempio in un bioparco. I lupi non guardano negli occhi dei proprietari, non sono capaci di leggere i segnali indicativi. C'è un esempio bellissimo che ha fatto due colleghi ungheresi miei, per bisogno di questo. C'è una palletta con dentro qualcosa